E bella a tutti ragazzuoli, bentornati sul canale col vostro Lebeni 86. Buona domenica 23 luglio a tutti. Nuovo video, stesso gioco. Siamo sempre sul pezzo con il football 2023. Bedazzi, oggi, anche se è domenica, arriva il video perché qui da me il tempo è girato male. Quindi, niente sole, niente piscina. Ce ne stiamo a casa. Abbiamo un po' di tempo. Ho deciso di registrare e portare un video ai ragazzuoli. Chi ha visto il mio ultimo video, la partita, sa benissimo che abbiamo ottenuto la promozione in D2, D2 che ho già battezzato. Tra poco vi farò vedere come abbiamo iniziato questa seconda divisione. Noi siamo qui, ci proviamo, rispetto di tutti, paura di nessuno. Si parte subito con il campionato di football, divisione dell'inferno, e in questo momento vi chiedo il massimo supporto. Fate il tifo per il vostro Alebbene 86. Si parte, Bedazzi, vamos! Olè, come di consuetudine, PS5 appena accesa, riscattiamo il bonus d'accesso giornaliero, 10.000 GP e 30.000 GP e altri 10.000 GP, va bene. Cos'è? Guarda lo stream, 1.000 punti di football, guarda lo stream, vabbè, lo facciamo più tardi. Lo facciamo più tardi, niente. Andiamo subito nella divisione dell'inferno, ragazzuoli. Come vi annunciavo, anticipavo poc'anzi, lo abbiamo già iniziato e non è iniziata male, eh. Finché la matematica non ci dà per sconfitti, ovviamente l'obiettivo primario sono quei 17 punti per restare. 22 significherebbe mettere la ciliegina sulla torta e arrivare in divisione 1. Abbiamo fatto 4 punti in due partite. Livello. Vabbè, allora, secondo me, il livello era già alto in terza perché. Mia opinione personale, potete essere d'accordo o in disaccordo, fatemi sapere nei commenti con la massima educazione. Uno interagisce e si ascolta l'opinione di tutti. L'importante è che alla base c'è l'educazione e il rispetto. C'è chi può essere nella mia linea di pensiero e chi no. Secondo me la terza era già un inferno, ragazzuoli, perché? Perché il player casual se è rotto il cazzo di football, inutile, scusate il francesismo, inutile girarci attorno. Ci stanno giocando solo i tryharder, ci stanno giocando solo i fedeli. Per fedeli intendo quelli che giocano da una vita a PES e giocano con passione, quindi chi più chi meno sono tutti bravi player. E quindi si è alzato il livello a fine anno così sui football, inutile girarci attorno. Prima la terza divisione non era così, in primis scriptata. Perché c'è uno script in sto gioco allucinante. E in secondis è perché si è alzato il livello. Chi gioca sono quei player lì. Il player normale, dopo 2 anni di problemi, si rompe il cazzo e non ci gioca. Noi invece, che siamo un po' più appassionati, siamo ancora qui, ragazzuoli. Livello di 2 ancora più alto, squadroni della morte. Vi faccio vedere solo questo qua, che sono riuscito a dargli 3 scopole, l'ho fatto quittare, ma c'avevano squadrone della morte. Uno squadrone della morte, guardate qua che squadra va questo. Vado, ragazzi miei, non vi dico. Avrei voluto registrarlo e che non ho avuto l'occasione di poterlo fare perché è uscita una partita che sono diventato pazzo per portarla a casa. Volavano, tanto lo sapete. Se siete sul pezzo anche voi lo sapete quando incontrate squadre del genere. Se voi siete player che non shoppate, ragazzuoli, è inutile perderci in chiacchiere. L'attesa è finita, si comincia. Primo sfidante di giornata. Vediamo se riusciamo a racimolare punti. Avversario trovato. 4 tacche, quindi si starta. Primo sfidante di giornata. Vediamo dove milita, se è un prima. È un secondo anche lui. The Red King 69. Andiamo a vedere come si presenta lo Scarsen. Nera, bianca. Ok. Vediamo che squadra c'ha questo, che ho già visto Drogba come avatar lì. Noi ci presentiamo così, Mbappé sta normale. Militao sta su e ruba il posto a Marquinhos. Poi lascerei tutto così. Lascerei tutto così lui. Ok. Bella squadretta, non vedo tanta CPU. Vediamo di che portata è l'avversario, ragazzoli, e come girano i server oggi, domenica. Speriamo che non ci sia un carico di infrastrutture, essendo domenica, magari la gente non lavora, qualche player in più che gioca c'è. Questo è il tempo che abbiamo a disposizione. Vamos, ragazzuoli, si parte. Massimo supporto, fate il tifo per il vostro Alebeni. Da sinistra a destra scarta, l'attesa è finita, si comincia! Tacca bassa, picò. Aia. Lui gioca subito con la doppia, attacca bassa. Neymar,
Cambia il parziale, siamo sopra. Siamo sopra 1-0. Calma che manca una vita. Sempre lui però. Eccezionale O'Neill. Bravo Fabinho. Ho detto ci provo. Di destro Messi non va. Militao che ci arriva. Si allunga in spaccata. Ma che è partito? Ancora? Messi tira. Calma, calma, concentrati. Scusate se parlerò un po' meno, farò un po' meno il cazzone. Ragionare. Occhio. Mbappé. Ancora Neymar no, la fretta, calma, 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 calma. Seguilo. Via sta palla. Perché sti passaggi? Marci. Via. Perché sti passaggi di merda? Calma, calma. Nessuno. Dove cazzo è Messi, raga? Cosa ci fa Messi lì? Non rischiamo di uscire. Ah no, male, miracolo. Assedio, assedio. Questa è la seconda divisione, ragazzuoli. Questa è la seconda divisione. Bisogna sfruttare l'occasione ed essere bravi a tenere la partita. Soprattutto a tenere l'algoritmo. Schema dal calcio d'angolo. Tchouaméni che si mette sulla linea di passaggio, ancora sua però, doppia attacca giù, dai. Ho già capito che siamo un attimo nei minuti, poi quando deciderà che possiamo uscire da qui, tipo adesso, e fare uno di quei contropiedi fatti bene. Messi che non segue, ripiega in un attimo, ne approfitta Mbappé, è bella per Messi, tutta di là. Sì, 2-0, calma, calma, che adesso si fa ancora più difficile. Prendimela. Va bene Mbappé, bravo. Vai anche dietro, via, ragiona. Rinvio di merda. Fabinho non uscire. Bravo Rudiger. Doppia attacca giù, siamo messi coperti, eh. Fallo, fallo, va bene. Anche giallo. Foga agonistica. Vado da Mbappé, ma dietro vedo un gigante. Mi sa che Rudiger non avremo mai la meglio. Vediamo se riusciamo. Proteggi con R1 la sponda. Bravo, chiudo. Va bene, va bene. Fabinho. Così. Allargati, allargati. Dammi la giocata. Va bene. Vai in mezzo, vai da Neymar, dai, dietro, Mbappé, passaggio di merda.
Bravissimo, usciamo bene. Messi per Mbappé, subito per Neymar. La volevo subito per Neymar, subito la volevo. Velo di Messi d'Egitto che attacca la profondità. Rientra. Parecchia adesso, è bella. È bella. Mettila fuori. Fabinho non salta, Fabinho non salta. 37 sul cronometro. Lui va allo schema. Va bene, Iker. Salta. Ancora quadrato. Va bene. Non è che va tutta di là. Ah, bravo. Raddoppio di marcatura. Minuti infernali. Franky piglia. Non farlo tirare, non farlo tirare, Ale, non farlo tirare. Accorcia le distanze, 42, 42. Temporeggiato, è stato bravo. Ma l'incontro, Messi, Messi, dormi. Va bene, dai. Secondo tempo. Noi siamo pronti, lui no. Adesso è pronto anche lui. Si starta al secondo. Ok, kick off. Farlo tirare. Dai, non gliela lasciare lì però. Non gliela lasciare lì. Cioè, Konami, aiutami ogni tanto. Ho capito che non ti ho dato un euro, però. Mettila fuori. Va bene, non c'è nessuno. Neymar, voglio Neymar. Via, un attacca in meno, dai giù, se no siamo troppo schiacciati diventa un assedio. Mettiti sulla linea, occhio che è partito. Bravo. No, 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 calma, calma. Evita o segui. Provaci. Ah, era fuori gioco, fa vedere. Lo sai tu. Può essere. Ma non mi fido manco più. Fabinho. Ah, vedi, 2-0, 2-2. È così, quando si va in vantaggio 2-0 l'algoritmo vi penalizza. Che capisce che siete più forti e vi mette lo zampino contro. Se siete sotto ve lo mette a favore. Adesso si fa tosta, raga. Adesso si fa tosta. Adesso si fa tosta, può fare la remontata. Non ci proviamo. Tutta di là. Ma dai, dai, perché scappi? Non uscire. Ci è andata bene. Niente, non riusciamo ad uscire.
Miracolo, 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 assedio, assedio. Algoritmo pesantissimo in sfavore. E qua il pro player ci va. Mettiamo Haaland. Che giù. Pazzesco. Pazzesco. Quando mi serve in queste partite ce l'ho giù. Lewandowski. Lobotka. Ruben Dias. No, lasciamo così. Lui cosa fa? Ok. Substitution for Arsenal. 24 minuti più Number recupero. 30. Number 9. Kylian Mbappe. Number 5. Frankie De Jong. Coming on the field. Number 47. Tutti qua, sali, sali. Adesso c'è Robert. C'è solo Neymar che fa il contropiede. Robert che è appena entrato. Sì, vabbè. Guarda lì. Che agonia. Se lo sapevo il 2-0 non lo facevo, mi credete? Secondo me quelli forti forti queste cose le penso. Vai Pippo. È buona. Dai cazzo. Dai cazzo. No, questo c'era. Questo c'era. Benny Special che entra, bellissima. Eh sì. Ma è Militao. Niente, niente, raga, occhio. Occhio. Niente, si sposta. Ma dove è scivolato sul campo? Via. Oh, Dio maledetto. Santa Madonna malinfestata. E di tilt. Madonna mia, ragazzi. Dai che ha sbagliato anche lui. Madonna, che azione gli ho fatto! Che azione gli ho fatto! Sono entrato proprio in campo! 84esimo, adesso è tosta, eh? Adesso è tosta. Tacche bassissime. Tacche bassissime, quadrato a gogo. Quadrato a gogo. Via. Facciamo passare il cronometro, ragazzuoli. Portate pazienza, ma è così, non si può giocare. Non è PES che si può ragionare. Quando c'è da spazzare. C'è da spazzare, questo manco salta. Questo Benemar. Va bene Lobotka, attenzione calcio d'angolo che lui fa gli schemi. Un minuto, un minuto. Via con quadrato. Robert. Adesso no, eh. Adesso no. Non farlo crossare. Via, bravo. Non c'è nessuno perché sono tutti rintanati. 4 minuti. 4 minuti ha dato. Via. Guarda come devo vincere le partite. A buttarla più lontano possibile. Anticalcio proprio. Sì, ragazzuoli. Che fatica, credetemi. Credetemi che è marcia sta divisione. Allora, ci prendiamo questi 3 punti
e ce li mettiamo in cassaforte. Il passo falso non è ancora arrivato, si può fare solo una sconfitta in seconda divisione, solo una. Allora, no, vabbè, se ne possono fare anche due, vincerne 8 e fare 24 punti, 8 per 3, 24. 7 vittorie e un pareggio servono. Seconda partita. Seconda partita, ragazzuoli. Quattro tac, si starta. Secondo sfidante di giornata. Vediamo un po'. Questo in terza, ma non ci facciamo sorprendere, non ci facciamo infinocchiare. Che ho visto quinte divisioni più forti di seconde e prime. Allora, avanti. Lo Skarsgård si presenta così per questa seconda partita. Quale sono io, in casa o fuori casa? Perché siamo tutti e due con lo Skarsgård. Tutte e due abbiamo, cioè, io ho sia Tchouaméni che Marquinhos. Non vorrei sbagliarmi la divisa perché poi vado in confusione. Io penso che sono in casa. E quindi a lui gliela metto bianca. Fa vedere che adesso io sono i bianchi, eh. Minchia, i difensori centrali giù. Non succedeva da mesi che tutti e due erano giù. Pazzesco. Complotto. Anche lui. Madonna, ragazzi, come cazzo difendo io? Arancione meglio di rosso. Difendo con loro due. Difendo con loro due. Lui è giù. Li mettiamo Hernandez. E gli diamo il difensivo. Ok, linea bassa, contropiede. Marché Militao giù. Mbappé che è nascosto da Neymar, come sta? Ok, lui si presenta. Aia, Sandida in porta. Proviamoci, ragazzuoli. Proviamoci. Olè. Seconda partita, secondo sfidante. Siamo in casa, abbiamo azzeccato la divisa da sinistra a destra. Il vostro Ale Benni. Supporto, ragazzuoli. Supporto nei commenti. Calore nei commenti, ragazzuoli. Che è infernale sta divisione. Io ci sto mettendo tutta la calma del mondo perché sennò a quest'ora era già arrivata una sconfitta. Neymar non entra. L'ha messo bene Mbappé. Adesso Neymar nel buco. Mamma mia. Vai. Vinciamo il rimpallo. Cos'è? Fuori gioco. Questo direi che c'è. Messi che si sacrifica, vai dietro. Anche se non abbiamo centimetri, cerca Mbappé. Ma da Neymar ci arriva lei. Dai e vai. E vai. Madonna. Quel millisecondo di più. Adesso. Di nuovo di qua. È bella. Neymar a giro. Autoblock. Maledetto. Va bene, va bene. Parte bene lo Skarsgård. Bravo Cancelo. Portala, portala. A scarica adesso, eh. Chiudo, eh. Non uscire. De Jong in mezzo. Cos'è? È mio, spero. Ho fatto fallo io. Ho fatto fallo io, pazzesco. Punizione Arnold, io lo chiamo Iker. Lo devo chiamare per forza. Vai Neymar, credici!
proteggila. Bravo Chiglia. Vai Messi. Vai Messi, non ti frizzare. Dai, pazzesco, maledetti. Sì, Franky. Sì, Franky. Dagliela bella. Sa che va dietro. Quello è uno triangolo, non viene più. Neymar, non dormire. Neymar, dai. Esci. Ah, guarda, guarda di tu. Guarda, dai, dai. Non ci credo, non puoi prendere un gol del genere così perché ti si blocca un'intera squadra e non hai il potere decisionale di intervenire. Va bene, dai, calma. Calma, calma. Guarda qua, se lo fa rivedere. Nessuno. 1, 2, 3, 4 in un fazzoletto non mi ha selezionato nessuno. Devo riandare da Messi. Volevo Mbappé e poi cercare di tacco col triangolo la palla per... Niente, oh, non intervengono. Franky. Vabbè, minchia, prendiamo un gol del genere. Primis chapeau perché ci ha provato. E dai, metto subito Haaland. Metto subito Haaland. Non è neanche in forma di grazia, Mbappé. Potrebbe arrivare la prima sconfitta. Non voglio partire prevenuto, io ci credo. Non siamo qui, ce la giochiamo. Erling, proteggi, vai da Messi. Finito, c'è Erling. Tchouaméni. Eh sì, vabbè. Passaggio è. Dietro. Giochiamo equilibrato. Bella la giocata di Messi, peccato l'ultimo passaggio. Dai, fammela finire. Allora, siamo sotto, ragazzuoli. Siamo sotto. Secondo tempo. Sta giocando bene l'avversario. Avversario forte. Erano già forti in terza. Figuriamoci qui. Proviamoci nel secondo tempo. Vamos. No, 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 Ale, calma, calma, non puoi far ste minchiate in seconda. Non puoi far ste minchiate in seconda, Dio porco. Dio porco.
mi dicono non bestemmiare. Ho fatto una minchiata allucinante, non devo guardare il radar. È che ce li ho su tutte le linee di passaggio e devo guardare il radar. Per forza. Spiegala! Perché ti sei spostato, Fabinho? Va bene, arriva la prima sconfitta, ragazzuoli. Niente, la quitto, mi sale lo sclero. 3-0, cinquantesimo. Dove cazzo vado? Abbiamo speso la prima sconfitta, obiettivo e promozione, obiettivo e salvezza. Ma diventerà difficile anche quella, purtroppo se non shoppate o non siete fortissimi. State lì tutti i giorni a provarci, a provarci, a provarci, a tryhardare, a tryhardare. Il gioco è fatto apposta perché è marcio. Vai, vai ad Haaland. Haaland è di prima, eh. Haaland è di prima. 3 a 1. Ci credo, non ci credo più, ci credo, non ci credo. Lo so manco io. Kick off. Ma va Neymar! Adesso! Sì, attenzione che mi sta girando bene adesso a me l'algoritmo. Attenzione, attenzione. Che mi devo togliere dall'anticamera del cervello che sul 3-0 è finito in sto gioco, mi faccio lo screvo e penso di quittarla. Attenzione. Non dobbiamo regalargli palla però perché è un attimo centrale. Fatica ragazzi. Sensazionale. Bravo, bravo. Vai, vai subito Dallan. Ci ha messo largo solo per la sponda. Beh sì! Sì, sta volando lo Scarsenal. Sta volando lo Scarsenal, pazzesco, che gioco marcio! Che gioco marcio, ma che gioco marcio! 3-0, non riuscivo a fare niente, ho appena preso il terzo gol, boh, un'orchestra, pazzesco ragazzi, pazzesco. Madonna mia. Bello, bello giocare così. Attenzione che adesso è ritornato come prima il marciume. Vai Haaland! No, no, dovevo aspettarmi che me lo sono mangiato, ragazzi. Me lo sono mangiato letteralmente. Cos'è? Fuorigioco di rientro. 73 sul cronometro. La difesa non posso cambiarla, quello lo lascio così. Sostituzioni, è giù, però è più fresco di Hernandez, non so se metterlo. No, lasciamo tutto così, dai. Lasciamo tutto così, solo Pippo Foden, ma non punta. SP 98 VGG, lui è pronto.
Andiamo a giocarci questi ultimi 15 minuti infernali. Cercando di counter la remontata. Fabinho. Va bene. Tutta. No, che passaggio di merda. Lobotka si è appena entrato. Pippo. Abbiamo Haaland, ecco, quindi facciamo sta giocata qua. Tutta Pippo. Ma che passaggio di merda è? Combinato il patatrack. Cos'è? Fischia prima, porca puttana, che mi viene l'ansia di coprire. Davanti. Tutta di là. Bravo. Via Dalland. Erling, tienimela su. Buona. Ma chi? Nessuno dei tre. Erling! No, ragazzi, no, ce l'aveva sul mancino pure. Porca puttana. Cazzo. Neymar. Finita. No, finché l'arbitro non fischia. No, finché l'arbitro non fischia. Sì! Vai a fanculo con ami di merda. 3-0, 4-3 scalze. Vaffanculo, script di merda. Ogni tanto gira bene. Abbiamo dovuto patire le pene dell'inferno, andare sotto il 3-0. Rimanere calmi e non tiltare, perché io stavo tiltando, stavo quittando, eh. Stavo quittando, ragazzuoli. Sono sincero, chi mi conosce lo sa. Non riuscivo a giocare, 3-0, l'ho anche detto. Cosa faccio, quitto? Via sta palla di merda. Non ho quittato, me la sono giocata, è iniziato a girare il gioco. E adesso chiudiamo col calcio champagne pure. Con la Benny Special di Buononei. Occhio però che ha dato 5 minuti di recupero, non me ne ero mica accorto. Haaland e Neymar di prima. È rientrato nel fuorigioco. 5 minuti sono scaduti, Konami. Finita, ragazzuoli. Ragazzuoli, siamo in corsa ancora. Ragazzuoli, siamo ancora vivi, ragazzuoli. Allora, io con queste due partite da cardiopalma, soprattutto questa, vi saluto. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Ci rivediamo alla prossima con un nuovo video sui football. Intanto Onei si porta a casa il pallone. Ciao, beh, grazie. PlayStation.